come grida. K2 no. Puoi farlo ancora? Se lo tocchi suona. Prova a toccarlo di nuovo. Si sentono degli scricchiolini. Beh, Dara qui è. Non lo so. Aspetta. Caspita. Dai, provaci ancora un po'. Se lo fai ancora un po' suona. Guarda, guarda, guarda. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Un'ispezione particolarissima, con noi Francesca, come sapete non sempre può venire, però questa volta ci siamo avvicinati dalle sue parti geografiche, quindi siamo riusciti ad andare noi, esatto, a ricompattare il team e siamo andati in questo posto che lascia veramente, cioè il posto stesso è inquietante, quindi sì, veramente ci ha lasciato un po' così, non sconvolti perché sarebbe... No, sconvolti no. No, però comunque con un'ansia generale non indifferente. Vuoi dirci anche tu due parole? Allora, l'ansia da subito, l'ansia sì, da subito, perché nonostante la bellezza dei sì, posti esterni alla struttura, entrare in quel posto ha creato disagio bene o male a tutti, sì. E io l'ho detto anche nel video, alla fine facevo fatica a fare le domande, non riuscivo a trovare la concentrazione giusta e l'appiglio giusto per fare domande di qualsiasi tipo, non sì, riuscivo, nonostante magari l'RF abbia suonato, sì, abbia, però non c'è stato verso, c'è stato è l'età che pian piano mi porta a non gestire bene più questi tipi di tensione, o non lo so. Fatto sta che c'era la costante, era l'inquietudine. Esatto, ecco, c'è da dire ragazzi che queste analisi, come tutte quelle che hanno preceduto anche questa, servono per farvi ascoltare qualcosa che nell'eventualità sia registrato, sì, dagli apparecchi. Certo. Ecco, le uniche segnalazioni che vi possiamo fornire sono quelle che avete visto lunedì nel video, quindi questo strofinamento in sì, più parti sì, della struttura, però il TASCAM non ha registrato nulla. I rumori di fondo, i nostri passi, gli uccellini, esatto, la natura attorno, ma niente degno di nota. Le uniche cose, ripetiamo, che vanno sottolineate sono il brillare dell'RF, che comunque era secondo noi abbastanza particolare, perché non c'erano comunque strutture sì, nei sì, paraggi che potessero giustificare ponti radio, cose di questo tipo, insomma, cavi dell'alta tensione, non c'era niente. Eravamo che potesse proprio interferire, esatto, con la strumentazione. Eravamo in un bosco, completamente in un bosco, isolati, per cui ci sembra strano. E lo strofinamento nella stanza appunto dove abbiamo lasciato il TASCAM, sì, e poi aveva anche brillato l'RF quando siamo andati in esterna, ti ricordi? Sì, sì, ecco, esattamente. Quello è stato particolare. Esattamente. E poi Francesca, siamo andati con Francesca in questa struttura. Nella strastruttura, quella che c'era al di fuori, che non abbiamo ben capito cosa potesse essere, magari una struttura di servizio. Francesca sì, ha ipotizzato eventualmente un obitorio, sì, una camera mortuaria, ecco, perché un obitorio, non ci è dato sapere, però era questa struttura esterna con macchinari, sì, tipo le caldaie o cose del genere. Esatto. Un'altra cosa che forse nel video non si è notata benissimo, ma che ci ha lasciato così perché è una specie di esperimento che io e Corrado ogni tanto proviamo a fare. La torcia in quella sala grande con dei dipinti, non tantissimi, ma c'erano delle decorazioni, ad una nostra domanda, penso una domanda di Francesca, adesso non sì, ricordo bene, ha leggermente vibrato. Ora, sì, l'avevo in mano io e magari sono stata io che ho avuto dei problemi di stabilità,
Ma anche no, nel senso che stavamo tutti guardando il fascio di luce e ci siamo accorti io e Corrado contemporaneamente che ha sfarfallato una frazione di secondo, ma ha sfarfallato. Ed è una cosa che ci piace fare delle volte, non è immediata, non è semplice, nel senso che ci vuole pazienza, perché la torcia deve essere puntata e poi devi aspettare che, che poi qualcuno interagisca. Se vogliamo sono i primi metodi. Sono i rudimenti, sono i primi metodi che non hanno che non sono passibili di interferenze, perché una torcia è una torcia, e se si farfalla o è la pila che sta andando a morire, ma cioè ci si accorge, oppure potrebbe essere qualcosa d'altro. Esatto. Ed era stato interessante perché ce ne siamo accorti entrambi. Sì, ecco. Francesca non so se si è accorta, ma noi sì, perché lei, Lara, stava puntando il faro sul soffitto, e nel momento in cui l'ha puntato sul soffitto ha dato un attimo uno scossone alla luce, proprio lo sfarfallio classico. E che mi sento di dire con certezza non è dipeso da me, perché non stavo tremando in quel momento. No, ma anche un conto è tremare, un conto è la luce che si spegne e si accende in pochi istanti. Esatto. Tremare si vede proprio il fascio di luce che si muove, ma lì proprio si era quasi spenta e accesa nell'arco di un millesimo di secondo. Però la pila era carica, per quanto anche in questa occasione la pila era calata clamorosamente, comunque un buon 40-30% c'era. Quindi non era. Sì. Quindi non si può attribuire lo sfarfallio al fatto che si stesse scaricando la batteria. Infatti. E altro da dire, ragazzi, niente. Veramente è stata la struttura che ha giocato brutti scherzi a noi, perché comunque è stato particolare, era buio pesto, perché siamo arrivati al tramonto, ma poi dopo pochi minuti era già buio. E non vi dico il ritorno, io devo ufficialmente ringraziare Francesca. Perché è stata la mia salvatrice. Sì. Allora, voi sapete che io ho la fobia dei ragni. Bene, durante la ne è uno qua. Aspettila! Ma porco cane. Io basta che pensi al ragno, mi viene. Dunque, se l'andata è stata una passeggiata favolosa, il ritorno ormai al buio è stato un incubo, perché ogni 3-4 metri c'era una ragnatela gigantesca. Una padella, non erano ragnatele, erano padelle di dimensioni astronomiche che attraversavano il sentiero, e cioè Francesca, che era davanti a noi, ma perché era davanti con la pila, vedeva il riflesso della tela e mi ha salvato la vita, ma altrimenti io me li sarei ritrovati tutti addosso, perché non li vedevo. Grazie Francesca. È ufficialmente detto che Francesca è la nemica dell'uomo ragno, perché praticamente ha sterminato tutti i ragni del Piemonte. Veramente. Per colpa di Lara, quindi se la fauna è andata a Ramengo è colpa sua. È colpa di Francesca, che invece ha ucciso tutti i ragni. No, vabbè, non li abbiamo uccisi, abbiamo semplicemente rotto le ragnatele, ma perché effettivamente attraversavano il sentiero, cioè noi ci siamo ritrovati con queste una decina di ragnatele. Per non parlare del fatto che ne ho trovate io nello zaino, nella camicia, insomma, ovunque, insomma, ragnatele in ogni dove. Ecco. Vabbè, a parte questo siparietto, che però per così, me però per vuol lei, dire tanto. Esatto. Però ecco, indagine a livello sonoro di Tascam assolutamente statica, ripetiamo, c'erano i rumori del bosco, c'erano le nostre voci da lontano, quando ci si avvicinava e ci si allontanava dalla zona in cui è stato lasciato il registratore. Ma niente degno di nota. Nient'altro, forse un sassolino, ma... Sono quelle cose che può darsi che sia anche la struttura, che non può darsi sicuramente, un la struttura cadeva a pezzi, avete visto nel video, ragazzi. C'era un pipistrello che girava, un pipistrello, esatto. E basta che sbatta le ali contro una parete, contro il soffitto, fa cadere un pezzo di calcinaccio, un pezzo di cintonaco, insomma. E basta, tutto qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, questo ma soprattutto quello di lunedì. Se così fosse, lasciate un like, condividete il video, iscrivetevi al canale, che a voi non costa niente, a noi ci date una mano, e insomma alla prossima avventura, ciao! Ciao.